Andiamo a fare shopping con gli Stanford. Sì, è un po' che non vediamo gli Stanford. Vi ricordo che lei fa la cuoca, lui è social media, schiavo sondaggista, ancora non è riuscito ad avere una promozione, ma dovrebbe averla. Fra 3 ore non credo proprio perché c'è la vacanza, quindi esatto. È vacanza, vero? Sì, giorno libero da scuola, ok. E andremo a fare shopping nel negozio di sport perché a loro è venuta la voglia di andare a fare bowling e quindi vanno a comprarsi la tenuta da bowling. Perciò andiamo a fare shopping. Fra poco, prima si mangia, ci si rimette a posto con tutto e poi si va. Usa e usa, ok, anche perché presto i negozi sono ancora chiusi. Allora, fame qui non ne vedo, hanno fatto ieri sera una cena grandiosa, quindi non mi sembra che abbiano fame. Semmai mangeranno qualcosa fuori. La temperatura è piuttosto fredda, per cui appena siamo tutti pronti si va. Eccoci pronti. Allora, viaggia con la tua famiglia. No, lei proprio no. Quasar e Pulsar li lasciamo a casa a fare la guardia perché a fare shopping si annoierebbero e si va a Magnolia Promenade. Siamo al negozio 3K e vai, hanno viaggiato. Adesso qui vediamo se si può comprare. Allora, per il bowling lei acquista l'abito, sì. Lui acquista l'abito e la piccola acquista l'abito. E lui acquista l'abito da maschietto. Eccoli qui che sono già pronti. Poi vogliono andare a vedere un po' cosa c'è in questo negozio sportivo, perché ci sono anche delle cosucce carine. Per esempio, lei ha voglia di comprarsi lei ha voglia di comprarsi un incenso, mentre lui giusto giusto aveva bisogno di profumi, per cui dove sono i profumi da uomo, eccoli qua, questi, compra l'articolo, mizzica 210, è caro sto negozietto, eh? Piuttosto caruccio, sì. Ok, e adesso è arrivata la gente. Questo è il negozio di Lorenzo e che ci fa questa commessa che noi non abbiamo assunto. Però c'è una dipendente perché non c'è Lorenzo. Il vegetale ciliegia non ha germogliato. Vabbè, vedremo. Poi, come acquisti, direi che ci siamo. Non hanno bisogno di altro. Vediamo per il bowling se hanno bisogno di qualcosa, però insomma, non direi di no, nel senso che loro vanno a giocare a bowling dove c'è già tutto. Le scarpe, però, non può comprare le scarpe, dovrebbe comprare l'intero scaffale, quindi. Oh, allora adesso loro sono vestiti da bowling. Perfetto. Perciò adesso si riviaggia, vediamo se devono pagare. Hai comprato i profumi, amore? Sì. Paga tutto, vediamo se devi pagare. No, ha già comprato, ha già pagato. Questo chi è? L'altro commesso? No. Masato Wanabe. Ok, allora viaggiamo. E facciamo che adesso andiamo a mangiare prima qualcosina e poi si va al bowling. Ecco qua, per la gioia dei bambini siamo venuti a un ristorante cinese. Prendiamo un tavolo da 4, questo è da 3, prendiamo questo tavolo qui da 3, da 4
E questo è un ristorantino cinese, ma anche un po' bruttino, che ho costruito io, ma non è che mi faccia impazzire, eh. Gli interni forse sono un po' più carini, ma l'esterno proprio non mi piace come l'ho fatto, un casermone quadrato. Però i bambini avevano voglia di mangiare cinese, per cui siamo venuti qua. Preso il tavolo, sì, oh là là, già che si sono messi formali alle 10:30 di mattina, caspiterina. Ale, tutti a tavola, bene. E ordina per il tavolo. I bambini vanno pazzi per il cinese, quindi allora, per i bimbi prendiamo un tè oolong corretto, e non possono i bambini, si può sapere, linfa di ciliegio non possono, acqua, solo acqua, tè ginseng non possono. Questo non possono, i bambini non possono bere niente, eh. Amigdelizia non possono, molto bene. Allora, i bambini, acqua frizzante, 1 e 2, olè. Mentre gli adulti si prenderanno un tè oolong corretto. Con la cucina cinese il tè ci sta proprio bene. Dopodiché, i bambini hanno voglia di ravioli vegetali, loro sono pazzi per i ravioli, mentre gli adulti si prenderanno spaghetti con verdure saltate e pollo oppure il leucisco. Andiamo sui cibi cinesi classici. Ok, aspettiamo che ci servano, chissà quando. Basta, abbiamo fatto shopping. Quando andremo al bowling, magari facciamo venire anche un pochino di amici a giocare a bowling. Ah, come sono eleganti tutti, mamma mia, sì, questo era un ristorante caruccio che ho fatto molto caro, dove ci vuole l'abito formale. Ah, bravi, cantate, bravi. Ale, che festa! Che festa! Beh, parlate, tu parla con lei, dille romantico, esprimi affetto, e tu con tuo fratello dimmi: guarda che schifo, ma i genitori che si fanno le coccole, ma non è possibile. Ah, non ci credo. I bambini sono così quando vedono i genitori. A parte che sono felici da matti a vedere che i genitori si amano, però comunque non amano vedere le effusioni. Ale, partono tutti a cantare la festività shopping. Ale, molto bene. E tu che altro puoi dire a tua sorella? Fai malizia? No, prendi in giro per i voti? No, dai, non facciamo che si diventino nemici. Fai una faccia buffa e lei, quella è la faccia buffa, e lei a lui racconta una barzelletta, cita un personaggio dei cartoni animati. Oh, possono mangiare, benissimo, mangiate, bevete, dopodiché andiamo al bowling. Su, mangiate, forza. Avete fame? Guarda lì, hanno tutti fame ma non mangiano. Si può essere più tonti? Forza, bravi. Almeno Milton ha cominciato a bere. Dai, Melissa, mangia. Su, forza, Marianne. Dai. Ok, basta, sti avvisi. Chupa-yum. Oh, beh. Bene, bravo, Milton è quello che mangia più di tutti, bravissimo. Però una bella fotina qua non è male, eh. Facciamo così.
a cose piene, così e così. E arrivano camerieri a portar via subito tutto. Ti pareva? Ecco qua, nel nostro ristorante cinese. Ok. Benissimo, adesso paghi il conto, la bambina ha quasi finito. Appena Melissa finisce di mangiare, ci spariamo il conto e beh, con i fiori di ciliegio, insomma, ho cercato di fare un ristorantino elegante. Vediamo se possono prendersi una di queste buste. No, osserva insieme, niente, non si può nemmeno acquistare. E qui? Niente, osserva, niente. Si potesse acquistare. Sono molto felici di questo pranzo fuori, ragazzi. Melissa, sei di una lentezza spaventosa, magna. Io con la fame che ho in questo momento, i ravioli vegetali me li sarei spazzolati in un attimo. Termina il pasto e paga il conto. Vai. E noi partiamo. È filato tutto liscio, incredibile, in un ristorante non buggato. Non ci posso credere, vedete le commesse, le ho vestite tutte, le cameriere le ho vestite in cinese, il receptionista anche, i cuochi no, ovviamente, perché sono cuochi, quindi, però i due camerieri, c'è anche un altro cameriere che oggi non è venuto. Ok, benissimo, sembra avere successo. Guardate che c'è Sydney, che eleganza strepitosa. Saluta Sydney, è amichevole come presentazione. Ma sapete che mi sono sparite delle conoscenze? Mi sono spariti dei rapporti, guardate, non conosce più nessuno. Non so cos'è stato. No, qui ci sono, meno male. Va bene, dai, viaggiate e andate a giocare a bowling. Viaggia sempre con la tua famiglia e andiamo al bowling. Eccoci al night ristorante Le Cupole. Ovviamente loro non devono mangiare. Ma io vorrei che facesse un raduno, però qui non c'è per fare tutte, però 723 punti, mica male il loro club. Allora, giochiamo, gioca a bowling, invita a giocare a bowling, una partita di 5, di 3 frame, dai, se no diventa. È stato promosso nel frattempo. Mary Ann, Melissa e Milton. Vediamo se si cambiano automaticamente con gli abiti che hanno acquistato. Se no, pazienza, eh. Io spero quasi che si cambino perché siamo andati a fare shopping apposta. Allora, lui ha comprato anche i profumi, giusto? Non li ha presi i profumi, sto tontolone. E lei l'ha preso l'incenso? Ma che, non hanno comprato solo gli abiti. Vediamo se si cambiano. Gioca bowling, una partita da 3 frame. No, però insieme. Fai così. Allora, gioca. Ecco, bravo, va, forse ci siamo. E anche gli altri giocano? No, allora anche tu partecipa alla partita in corso. Partecipa, no, tu non partecipi, tu devi fare la pipì. Parte piccolina, c'hai la vescichina debole, vero amore? Eh sì. Ok, vediamo la partita di bowling. Chi vince 3 frame si dovrebbe fare presto. Ma funziona qui? E ride. Che c'è da ridere? Ah, ok, è ricomparso, meno male. Oh, il tiro.
Oh, bene, bravo, bel tiro, complimenti, complimentoni, complimentoni. Secondo tentativo. Olè, strike, mamma mia, fantastico. Sotto a chi tocca? Sotto a chi tocca? Vai, vediamo se lei è più brava del marito al primo colpo. Direi proprio di no, e c'è il pagliaccio che piange. Poi a chi tocca? Coraggio, tocca Milton, vediamo, i bambini di solito imparano subito dagli errori degli adulti. La palla pesante, bravo, bravissimo, mica male, bravo. Sotto a chi tocca? Melissa. Oh, com'è pesante quella palla. Beh, dai. Vi dirò alla fine chi ha vinto, non vi faccio seguire tutta la partita. Ecco i risultati. Paul Stanford ha vinto la partita bowling con il punteggio di 26. Loro due hanno fatto due strike, ma evidentemente non. Allora, lui deve andare in bagno, ma c'è un solo bagno, per cui andiamo a casa. Vai a casa e anche tu aspetta tuo marito. E poi vai a casa. Ecco qua, marito e moglie si prendono una bevanda e si prendono un'amigdelizia e vediamo. Così anche lei si beve l'amigdelizia. Ah, i bambini non sono andati a casa. Lei va nel bagno e i bambini dove sono? Stanno andando a casa, benissimo, lascia perdere, tanto tu non puoi bere. Vai, voi andate a casa che per voi è tardi. Ok, bevetevi questa cosa insieme. Io vi saluto. Ho fatto altri quadretti, li ho messi in galleria, eccoli qua, ve li faccio vedere. Oh, ne ho fatti pochi, perché ho ripreso il mio vecchio fotografo. Eccoli qua. Cats, ho fatto dei gattini, se vi interessa, sotto fatta turchina, wall arts, cats, ci sono i quadri dei gattini. Ho visto che già due persone le ho appena caricati, molto bene, sono felicissima, bene, bene, bene. Ok, vi saluto ragazzi, lascio i nostri sposi a godersi una amigdelizia per l'amigdala probabilmente, perché di gruppo, ah sì, perché ci sarebbero, ah, cioè i bambini potrebbero bere questo, ma... ripulisci, allora perché l'avete ordinata per i bimbi se non possono? Vi saluto ragazzi, questo è tutto dagli Stanford, si sono concessi, è un periodo che concedo ai miei Sims, giornate di relax, di giochi, di shopping in vista delle future fatiche che li aspettano. Ciao a tutti, ciao ciao!